Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, moltissimo. Ho pianto durante il parto, dà alla luce il suo bambino e le fa delle foto emozionanti prima di consegnarlo. Una madre in lutto ha condiviso le immagini strazianti del corpo senza vita del suo bambino nel tentativo di incoraggiare le donne a parlare della perdita solitaria di aborti spontanei e nati mortalità. La legislazione sull'aborto è stata un argomento ampiamente dibattuto sulle reti negli ultimi mesi, e non è la prima volta che una donna condivide le immagini del suo bambino nato morto e perfettamente formato. A volte sono perdite involontarie, altre sono le donne stesse che decidono di interrompere la gravidanza, ma centinaia di persone sono rimaste scioccate dalle immagini dei feti con i loro organi completamente formati. In questo caso, Justine Zampogna, 28 anni, di Perth, in Australia, ha deciso di interrompere la gravidanza su consiglio del suo medico perché il cervello del suo bambino aveva smesso di crescere. Il medico le disse che se avesse deciso di portare a termine la gravidanza, c'era una probabilità del 99% che sarebbe morta entro poche ore dalla nascita. Quindi inducevano il travaglio dopo aver assunto farmaci e davano alla luce il suo bambino nato morto a 16 settimane di gestazione. La madre affranta ha ora condiviso la sua storia insieme a immagini strazianti dopo aver realizzato come poche persone parlano della perdita di un bambino. Justine era stata piena di illusioni con la sua bambina, che avrebbe chiamato Gia, che significa dono di Dio. La giovane donna e suo marito T, che stanno insieme da quando avevano 16 anni, hanno avuto il loro primo figlio, Chase, nel gennaio 2016, e hanno iniziato a provare un secondo figlio nell'aprile 2018. Il piccolo Chase ha iniziato a soprannominare la pancia di sua madre Gigi. Ma la sua scansione di 14 settimane ha rivelato che Gigi aveva l'anencefalia, un difetto fatale del tubo neurale, il che significa che se un bambino arriva a termine, può sopravvivere solo per poche ore, come il medico l'ha avvertita. Nonostante la decisione estenuante di dover scegliere il male minore, Justine ha deciso a 16 settimane di prendere una pillola che avrebbe impedito alla placenta di funzionare e poi partorire il suo bambino quella stessa settimana. Justine bacia il corpo senza vita del suo bambino. È straziante. T e Justine hanno trascorso 6 ore con il corpo della piccola Gigi prima di girarla. Puoi anche vedere le gambe perfettamente formate della bambina, mentre la coppia le tiene tra le dita. Justine ha scoperto che molte donne hanno paura di parlare di interruzione della gravidanza, quindi ha deciso di condividere una serie di immagini strazianti condividendo il suo dolore ed empatizzando con migliaia di donne nella stessa situazione. Il 27 agosto 2018 a Justine è stato indotto il travaglio, e dopo il parto mentre le infermiere vigilavano che tutto fosse sotto controllo, la coppia è riuscita a rimanere accanto al corpo della loro bambina, vivendo il primo e l'ultimo momento più travolgente di Gigi in mondo. Ho pianto durante il parto, ma le mie lacrime non erano per aver detto addio, ma per aver accettato che se ne fosse andato. Era così bello e la chiusura di cui avevamo bisogno. Mi sentivo come se dopo tutto quello che avevamo passato, meritassimo di avere anche la nostra storia di nascita, ha scritto Justine su Instagram. La sua dolce piccola anima non aveva trascorso più di un giorno sulla terra, ma mi ha toccato il cuore così profondamente. Quello che mi ha sorpreso di più è stato il numero di donne e uomini che soffrono in silenzio. Voglio che le donne sappiano che non sono sole e vedano la bellezza dell'angoscia. I tuoi bambini angelici sono importanti, non importa quanto avanzati possano essere stati nel loro viaggio. Quindi non dovrebbero mai essere messi a tacere, ha concluso Justine.
Ci auguriamo che queste immagini impressionanti servano a sensibilizzare sul dono della vita e che le donne che hanno subito una perdita per qualsiasi motivo, sentano tutto il sostegno di cui hanno bisogno per affrontarla. Condividi con i tuoi amici. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.